Salve Ugo Passanisi. Esatto. Lei ha scritto Noi, quelli della quarta sponda. Di cosa parla questo libro? Bene, questo libro nasce dal fatto che quando si raggiunge una certa età si ha voglia di sedersi, guardare un po' più indietro il proprio passato, anche per raccontare, ricordare a se stessi e poi raccontare ai figli, ai nipoti il proprio vissuto, che nel mio caso non è stato un vissuto molto tranquillo e pacifico, perché io mi sono trovato a nascere e a vivere in una situazione un poco particolare. E mio padre nel 1923, dopo essersi diplomato all'Istituto Tecnico Commerciale di Castellammare di Stabia, si trasferì tornò al suo paese natale, che era Augusta naturalmente, e partecipò ad un concorso ministeriale per funzionari di dogana. Lo vinse e fu destinato alla dogana di Bengasi, in Cirenaica. Quindi io sono nato a Cirene, proprio in Cirenaica, in seguito a questo matrimonio e a questi eventi dovuti all'attività lavorativa di mio padre. Nel libro c'è un paragrafo intitolato Anche noi vestivamo alla marinara. Di cosa parla? Perché naturalmente quando eravamo ragazzini, io, mio fratello, le mie sorelle, c'era questa consuetudine che i ragazzi a quell'epoca, in quel periodo, si vestivano alla marinaretta. E infatti io ho ancora conservato una fotografia scattata sul lungomare di Bengasi, dove io con mio fratello siamo vestiti tutti e tre come dei marinari. Ho ripreso questo titolo dal libro della Susanna Agnelli. Ci spieghi il paragrafo intitolato Prima tappa Augusta, quali sono le emozioni che ricorda? Prima tappa Augusta perché quando scoppiò la guerra nel 1940, in seguito all'invasione della Cirenaica da parte degli inglesi, fummo costretti a sfollare. Tutta la popolazione italiana che risiedeva in Cirenaica fu costretta a lasciare quel territorio, che era un territorio completamente dedicato agli eventi bellici. E ci trasferimmo a Tripoli. Non avevamo parenti, non avevamo conoscenze, non avevamo la possibilità di alloggiare. Non sapendo cosa fare, decise di ritornare ad Augusta. Vi vedete coinvolti in una battaglia? Sì. La battaglia di Firenze. Quando giunti gli americani sull'Arno, i tedeschi si rafforzarono dall'altra parte dell'Arno e cominciarono a bombardare la città con i mortai. Come convincerebbe i nostri amici a leggere il suo libro? Guardi, io sono convinto che questo pezzo di storia, personale sì, familiare sì, ma anche intrecciato con la storia del paese dove abbiamo vissuto, cioè la Libia, e con la storia tragica dell'Italia negli anni della guerra, sia poco conosciuto, specialmente dai giovani. E quindi io ritengo che sia un libro che dovrebbe essere letto con attenzione, perché questi fatti, ai più, mi sono reso conto, sono sconosciuti. Io penso che anche ai ragazzi delle scuole dovrebbe interessare leggere questo libro, per imparare tante cose di cui non hanno neanche la più pallida idea. Saluti i nostri amici. Saluto i miei possibili lettori. Se volessero comprare il libro è in vendita da Mondadori, dalla Letteraria, poi in diverse edicole, per esempio alla cartolibreria Alice, di fronte alla scuola Totaro, oppure al lungomare Rossini, all'edicola Cappellato, lo possono trovare ovunque. Se poi lo volessero richiedere direttamente a me, io sarò ben felice di darglielo, di consegnarglielo anche personalmente e di conoscere i miei possibili lettori. Un saluto a Ugo Passanisi e buona cultura a tutti. Grazie.